Buongiorno a tutti coloro che sono collegati per il nostro webinar. Oggi siamo con Redatte Partech per parlare di un tema particolarmente d'attualità che è la sicurezza degli ambienti cloud nativi. Ovviamente sappiamo tutti che le aziende sono estremamente interessate al cloud, stanno passando massicciamente al cloud per le caratteristiche di agilità e flessibilità che questo dà ai processi aziendali. Lo dà anche alle attività di sviluppo, ma come sempre accade nel caso dell'informatica, l'apparente semplicità in realtà nasconde una certa complessità e gli ambienti cloud, quelli sottostanti le nuove applicazioni, non sono proprio semplicissimi. Questo significa che la sicurezza va affrontata il prima possibile, anche nelle attività di sviluppo e anche nella gestione dell'infrastruttura. Affrontata, vedremo in questo webinar, può voler dire addirittura integrata nelle piattaforme che gestiscono gli ambienti cloud oggigiorno, quindi ambienti cloud nativi, quindi container, quindi Kubernetes. Ne parliamo oggi con Red Hat, abbiamo Eleonora Peruc che è Solution Architect di Red Hat, ce l'abbiamo qui, buongiorno Eleonora. Buongiorno a tutti. Collegato invece da Roma abbiamo Gabriele Torregrossa che è DevOps Engineer di Partech, buongiorno Gabriele. Buongiorno a tutti. Io passerei immediatamente la palla ad Eleonora che ci racconta come funziona quella che oggi è probabilmente la soluzione più indicata per portare la sicurezza negli ambienti cloud nativi, quindi Red Hat Advanced Cluster Security. Prego. Grazie Francesco, buongiorno a tutti. Io sono Eleonora, Solution Architect in Red Hat e andiamo subito a parlare di Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes, diciamo per gli amici anche ACS, che è la soluzione Red Hat per, non soltanto per la sicurezza, ma per poter mettere in atto un vero approccio di DevSecOps, sul quale vogliamo proprio focalizzarci oggi. Nei prossimi 15 minuti che passeremo insieme vorrei raccontarvi innanzitutto quella che è la strategia Red Hat per l'Open Hybrid Cloud. Passerò poi a parlare più nello specifico proprio di quella che è l'ambito della security e di come anche in questo ambito è necessario adottare un approccio nuovo, un approccio di continuous testing, poi lo vedremo. Andiamo poi a fare un overview del prodotto, quindi a vedere quali sono le funzionalità, le features di ACS e concluderò con un esempio prima di passare la parola a Gabriele. Dunque, partiamo subito da quella che è la strategy. Come probabilmente già ben sapete per chi conosce Red Hat, Red Hat fa dell'open source non soltanto diciamo la sua caratteristica e quello che caratterizza i nostri prodotti, ma è anche un approccio nella cultura, nell'organizzazione, nel modo di fare. E in cosa consiste? Consiste nel partecipare innanzitutto nelle community upstream che sviluppano i progetti più innovativi a livello tecnologico e andare poi a selezionare quelli che sono i flussi più interessanti, più utili in base anche alle necessità dei clienti. E andare a renderle stabili, certificati per poter fornire effettivamente un prodotto pronto enterprise. L'open source negli ultimi anni ha trainato l'innovazione tecnologica e Red Hat si colloca in questa innovazione con una strategia appunto di open hybrid multi-cloud, del quale sentiamo parlare sempre di più. Come lo fa? Con questi tre pilastri che vediamo anche nell'immagine: lato infrastruttura, andando a permettervi di gestire, mettere in sicurezza e scalare le vostre infrastrutture, i vostri ambienti, qualsiasi siano. Lato diciamo sviluppo applicativo, quindi vediamo il secondo pilastro, andare a fornire tutti quegli strumenti di supporto per lo sviluppo appunto cloud native e a contorno di tutto ciò, terzo pilastro in celeste, vediamo nell'immagine la parte di gestione, di management e di automazione, sempre più importante da integrare in tutti i processi. Questi tre pilastri, diciamo queste tre aree, le ritroviamo poi anche in quello che è il portfolio Red Hat. Non mi soffermo più di tanto, ma come vedete in basso, bello in rosso, c'è il nostro sistema operativo Red Hat Enterprise Linux, sul quale va a costruirsi tutto il resto, quindi diciamo lato infrastruttura, tutte le piattaforme, con un approccio che Red Hat diciamo che ci caratterizza, che è agnostico, quindi la possibilità di sviluppare una volta, andare a mettere ovunque, non soltanto dal virtuale, l'on-premise, il cloud, ma fino all'edge.
la parte di sviluppo, e qui troviamo anche la piattaforma a supporto di OpenShift, fino ad arrivare al nostro ACS, di cui adesso andiamo a parlare meglio. E last but not least, come si dice, la parte di automazione con il Satellite, l'Insight, ma soprattutto il Red Hat Ansible Automation Platform. Passiamo a parlare però del tema caldo di oggi, la security. E sappiamo, diciamo, è sempre più chiaro che anche in termini di sicurezza i metodi tradizionali al giorno d'oggi sono sempre più carenti, forse non sono più sufficienti per rispondere a quelle che sono le sfide nuove in termini di cyber security. Così come lato applicativo, si sta adottando un approccio DevOps, un approccio di continuous integration, continuous development. Questo è necessario sicuramente anche nella sfera della security, quindi adottare un approccio più flessibile, più dinamico rispetto a quelli che sono, diciamo, la verifica e l'ottimizzazione dei controlli della sicurezza, delle configurazioni, dei processi e dei nostri sistemi. Quindi riuscire a essere, diciamo, più pronti ad andare a rispondere alle nuove sfide, soprattutto nell'ambito del cloud, nell'ambito di infrastrutture sempre più eterogenee che le aziende si ritrovano ad avere. Quindi, per esempio, vantaggi di adottare un approccio di continuous testing sono sicuramente questa flessibilità nell'adattarsi, il poter fare bug fixing non soltanto alla fine del processo di sviluppo, ma nel corso dell'intero processo. E sicuramente, diciamo, questo, lasciatemelo dire, ha un vantaggio anche in termini di costi per l'azienda per gestire tutto lo stack della sicurezza. In termini di compliance, ACS consente di verificare i vostri sistemi rispetto ai più noti benchmark per la sicurezza, quindi i benchmark CIS, i controlli PCI, l'IPA e anche i NIST Cyber Security Framework. Come lo fa? Lo vedremo poi meglio anche con Gabriele, però tramite delle dashboard interattive da portale, tramite la possibilità di generare reportistica, anche con la CLI integrata ovviamente per gli sviluppatori. E quello che diciamo vediamo in questa immagine, in questa slide, è il framework NIST che ho messo in quanto ad oggi è il gold standard, diciamo, per valutare la maturità in termini di cyber security, identificare anche le carenze e implementare le regolamentazioni necessarie. E nello specifico vediamo le 5 core functions del benchmark NIST. Per chi non lo conosce, diciamo, troppo bene, consistono innanzitutto nell'identificare l'ambiente da securizzare, andare poi ad adottare soluzioni consone per metterlo in protezione, identificare anomalie, traffici, diciamo, fuori dal comune, rispondere in maniera proattiva e riportare lo stato a quello desiderato. Ultima slide un po' più introduttiva per passare poi a parlare di ACS, ma è molto importante per capire dove collochiamo la soluzione. Quindi adottare un approccio di continuous testing, un approccio flessibile in termini di sicurezza, così come in termini di sviluppo applicativo, un approccio che è Kubernetes nativo e ha come vantaggi quelli che vediamo qui elencati sicuramente, quindi una riduzione di costi operativi perché i team di DevOps e i team di security si ritrovano a collaborare, ad avere un'unica source of truth, una fonte di attendibilità comune, e ridurre i rischi operativi perché andiamo fin da subito con l'approccio dello shift left, che poi vi racconto meglio, a proteggere non solo l'infrastruttura ma anche i workload applicativi. E un vantaggio anche in termini di produttività per gli sviluppatori, sicuramente. A questo punto parliamo di ACS. E innanzitutto quello che vediamo in questa immagine è lo stack di OpenShift, e quindi OpenShift di per sé diciamo già ha una parte di sistema operativo più light rispetto a Red Hat Enterprise Linux, che è il Core OS, Kubernetes, una serie di servizi a supporto della piattaforma, lato applicativo e per gli sviluppatori, così come per la gestione dei dati, e nel plus abbiamo la soluzione per la gestione multicluster, che è l'ACM, il Global Registry di Red Hat, che è QA, ma soprattutto il nostro ACS, che vediamo lì bello in alto, quindi la soluzione per la security.
ACS diciamo, deriva da un'acquisizione di Red Hat di StackRox. Gli sviluppatori di StackRox già diciamo, avevano pensato una piattaforma per mettere in sicurezza tutto il, diciamo, il ciclo di sviluppo applicativo in ambito containerizzato e Kubernetes, quindi nativo. E appunto è quello che noi oggi chiamiamo ACS e è disponibile sia come parte dell'offerta dell'OpenShift Platform Plus che abbiamo appena visto, ma anche come prodotto standalone sui servizi managed dei vari cloud provider, quindi vari AKS, KS, GKE. E se quindi Kubernetes, lo sviluppo containerizzato, l'architettura microservizi sono diciamo lo standard per l'innovazione tecnologica lato sviluppo ad oggi, non possiamo pensare che anche diciamo, pensare alla sicurezza in termini Kubernetes nativo non sia meno critico, cioè è quanto più necessario. E da qui diciamo, spero di, con tutto questo discorso, di trasmettere questo. Parliamo di innovazione tecnologica, parliamo di DevSecOps, non parliamo solo di sicurezza, parliamo di integrazione con tutto lo stack di sviluppo tecnologico dell'azienda. Come lo fa ACS? Come ci permette di adottare questo vero approccio di DevSecOps? Agendo in tre aree. Quindi innanzitutto con l'approccio dello shift left, quindi andando ad estendere lo scanning dell'immagine fin dall'inizio in modo da andare a diciamo, fornire informazioni puntuali agli sviluppatori, a fornire un'immagine già securizzata in partenza e quindi avere poi tutto lo sviluppo conseguente, la fase di build, di deployment, di runtime già sicura dall'inizio, quindi si inverte diciamo, quello che è il processo tradizionale di messa in sicurezza. E poi lato infrastruttura andando a diciamo, applicare quelle che sono funzionalità già proprie, già native di Kubernetes per identificare vulnerabilità critiche oppure vettori di minaccia sulla nostra infrastruttura. E lato applicativo andando a mantenere ad applicare un approccio di cosiddetto Zero Trust Execution che consiste nel diciamo, far eseguire sulla nostra infrastruttura soltanto codice che è stato pre-autorizzato, quindi si crea una baseline di codice sicuro, autorizzato, e tutte le deviazioni e i cambiamenti rispetto allo stesso non passano se non sono prima verificati. E oltre a coprire in questo modo tutta la fase di build, deployment, runtime, ACS si integra anche con tutti i principali strumenti di image scanning, registry, strumenti per le pipeline di rilascio, applicativi CI/CD, notifiche, strumenti esterni per appunto la notifica di, in caso di violazione di policy e quant'altro. E ancora una volta ricordo, anche se è messo lì in basso, il fatto che ACS, così come OpenShift, ha un approccio agnostico e quindi può essere messo ovunque, può controllare qualsiasi tipologia di cluster Kubernetes. E quello che vediamo qui elencato sono gli use case, quindi le features di ACS. Non entro troppo nei dettagli perché poi ce le racconterà meglio Gabriele, però ve le elenco molto rapidamente dicendovi che quello che possiamo fare con ACS è andare a gestire le CVE, le vulnerability a livello di cluster, di immagini, di namespace. Possiamo andare a verificare le configurazioni dei nostri cluster, confrontarle rispetto ai vari benchmark che dicevo prima, no? Quindi il CIS, il PCI, l'IPA, il NIST, possiamo fare i controlli, possiamo fare l'analisi del rischio, verificare le policy, quali passano, quali falliscono, ovviamente tutto ciò in termini di priorità. C'è la sfera molto importante della network segmentation, quindi l'analisi dei traffici anomali, la compliance e ancora una volta l'integrazione con tutti i sistemi esterni, non soltanto per la notifica ma anche per l'analisi delle signature delle immagini, il web storage per il backup e quant'altro. Quindi ancora una volta, prima di passare all'esempio e avviarci verso la conclusione, ACS va ad aumentare quella che è già di default il livello di sicurezza fornito da OpenShift, che qui vediamo in rosso, andando a coprire e mettere in sicurezza
anche la parte di workload applicativi, andando così a, diciamo, fornire un'azione non soltanto di controllo e di protezione, ma anche di risposta in tempo reale alle minacce. E concludo con un esempio, vi porto un esempio del DevSecOps del quale abbiamo appunto parlato, e mettendo insieme quello che è lo shift left, quindi appunto questo approccio di portare lo scanning delle immagini fino dall'inizio, e in questo senso ACS si integra con tutti i principali strumenti di CI, da Tecton, Jenkins, GitLab e quelli che vedete elencati, con un approccio di GitOps. E GitOps è, diciamo, la pratica per cui la gestione delle configurazioni a livello di infrastrutture e di applicativi viene, diciamo, è basata su Git come unica source of truth, che è il source version control system open source. Quindi quello che vediamo in tutto questo esempio messo nell'insieme è che grazie ad ACS i nostri sviluppatori possono innanzitutto lavorare con un'immagine che viene scannerizzata, che è securizzata, e quindi vanno a pusharla nel loro registry, a committarla nel loro Git già securizzata. In questo modo viene pienamente integrata nelle pipeline di rilascio applicativo di CI/CD, dove in questo caso per lato CD abbiamo Argo, per esempio, e tutto questo permette di evitare che workload applicativi ad alto rischio non passino, non vadano in fase di produzione senza che prima non vengano implementate le policy necessarie per metterli in sicurezza. Quindi io con questo esempio intanto concludo e passo la parola a Francesco. Grazie. Grazie, direi che abbiamo avuto una presentazione sicuramente dettagliata e sicuramente abbiamo dato parecchi spunti sui quali chi ci ha seguito può ragionare. Però vogliamo anche coinvolgere chi ci segue, e infatti quello che vi proponiamo è un instant poll in cui vi chiediamo banalmente se utilizzate degli strumenti simili o alternativi ad ACS per la sicurezza dei vostri ambienti cloud nativi. Vi abbiamo presentato una serie di possibili risposte, da guarda caso uso proprio ACS fino a non sto pensando nemmeno a una soluzione del genere. Nel frattempo, mentre voi votate, io vorrei cogliere uno spunto su quello che abbiamo raccontato e toccare un tema generale, cioè mentre parlavi hai detto una cosa abbastanza interessante, cioè l'integrazione della sicurezza, parlando di DevSecOps, perché stiamo passando da uno scenario in cui la sicurezza poteva essere ancora, probabilmente sbagliando, appoggiata sulle infrastrutture, permettetemi il termine di appoggiata, a un nuovo scenario in cui la sicurezza deve essere integrata, cioè l'idea della sicurezza come qualcosa ex post che viene dopo lo dobbiamo poi mandare in archivio. Tu cosa ne pensi? Assolutamente, e sì, appunto, diciamo che già lo sviluppo a container, già un approccio DevOps è un qualcosa di innovativo, ma che sta prendendo largo piede. E come dicevo, il fatto che abbiamo una proliferazione di cloud, un'infrastruttura sempre più eterogenea, quindi magari abbiamo dei workload su cloud pubblico, altri su cloud privato, quindi un ambiente molto eterogeneo, tutto questo va sicuramente a aumentare ancora di più quello che possono essere rischi, appunto vettori di minaccia, ma soprattutto la necessità quindi di mettere in sicurezza. E mi ripeto, andando a adottare un approccio di sviluppo Kubernetes nativo, quindi con diciamo workload containerizzati, è necessario fin da subito integrarsi con il lavoro della security, proprio per tutti i vantaggi che dicevamo, perché la sicurezza è fin dall'inizio, quindi non ci troviamo anche con un approccio agile a non dover rifare tutto una volta che è stato concluso, quindi i vantaggi sono sicuramente molti. Gabriele, io ti coinvolgerei anche da questo punto di vista, poi tu avrai modo di illustrare molto più in dettaglio la tematica, ma un parere su questa necessità di integrare la sicurezza più che pensarci dopo. Sì, è un ottimo punto, infatti ne avrei parlato successivamente anche nella demo. Io chiaramente, stando nell'ambiente da un po', vi dico che questo prodotto va a creare proprio una cultura di sicurezza.
quindi c'è uno spostamento del controllo della sicurezza dal dopo, che tradizionalmente è quello che si fa adesso, al prima, quindi spostando tutti i controlli in fase di progettazione, andando a mitigare quelle che sono le tempistiche di rilascio e di rilascio sicuro, chiaramente. Nel frattempo il pubblico ha votato, i voti si sono stabilizzati, li vedete qui. Direi che le percentuali sono abbastanza nette, quindi l'interesse sicuramente c'è e mi sembra evidente che in qualche modo la tematica viene sicuramente recepita, anche perché, come diceva Gabriele, la sicurezza dopo è insufficiente, perché quel dopo è di solito dopo una brutta roba che è già successa e quindi... È la classica situazione in cui si chiudono le stalle dopo che buoi o altri animali vari sono già scappati. Gabriele, ti chiederei un commento su queste percentuali che abbiamo visto. Beh, ero interessato al 10% della A, quindi uso proprio ACS, perché poi chiaramente è interessante vedere come ciascuno di noi nel proprio ambito lo integra nel migliore dei modi. Però chiaramente quello della sicurezza è un grande topic. Ci sono diversi modi di approcciare alla sicurezza in cloud. Questo sicuramente è il più interessante che ho trovato, e soprattutto dà il gran vantaggio di non dover continuare a deployare in continuazione nuove soluzioni a causa delle vulnerabilità che escono nel corso del tempo. Eleonora, tu cosa ne pensi? È interessante vedere anche quella bella fetta del 50% che sta valutando l'idea di utilizzarli, quindi speriamo di rispondere a tutte le domande e di trasmettere appunto tutte le funzionalità che ACS può fornire. Bene, io prima di passare la palla a Gabriele do un paio di informazioni logistiche, perché sono arrivate alcune domande che necessitano di risposta. Una classica: sia alla fine della presentazione del nostro evento sarà disponibile poi la registrazione per chi lo volesse rivedere, le slide e tutto. Abbiamo alla fine una sessione di domande e risposte, per cui chi sta proponendo domande tecniche già adesso ce le abbiamo, ma le affrontiamo tutte alla fine. Chi non avesse ancora chiesto, presentato delle domande, fatelo già adesso, perché tanto prima o poi le affrontiamo. A questo punto io però passerei a Gabriele, che ci dà il taglio in un certo senso più pratico di ACS. Prego Gabriele. Grazie mille. Bene. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi. Volevo approfittarne intanto per ringraziare Eleonora, che ci ha introdotto con molta professionalità nell'ambiente di Red Hat Advanced Cluster Security. Grazie Eleonora. In questi 20 minuti approfondiremo in dettaglio questo prodotto attraverso un laboratorio che metterà a confronto quelli che sono i benefici dell'utilizzo di RHCS rispetto a un DevSecOps tradizionale. Mi presento, sono Gabriele Torregrossa, ingegnere DevOps. Mi occupo di mansioni come sviluppo software, monitoring attraverso strumenti come Dynatrace, operation and maintenance su Google Cloud Platform, OpenShift e Kubernetes, nonché manutentore di tutto il flusso CI/CD per il progetto di cui andremo a parlare tra poco. Dove lavoro? In Partec. E non si vede solamente dalla maglietta, chiaramente. Chi è Partec? Partec è un system integrator che realizza soluzioni innovative personalizzate ed offre servizi professionali di alto livello. È un premier business partner di Red Hat sin dal 2005, quando abbiamo contribuito alla diffusione della prima distribuzione Linux supportata e certificata. Ed oggi siamo uno dei pochi Red Hat business partner italiani, il primo ad aver ottenuto la specializzazione sulla cloud infrastructure. Partec è una realtà che comprende oltre 200 professionisti e include, oltre alla capogruppo, 4 aziende, che sono Swing, Fine Tuning, Faberby e Lightstreamer. Partec ha maturato oltre 20 anni di esperienza nei settori telco e finance, l'infrastruttura IT, cloud enablement, le applicazioni per il mercato finanziario, l'industria 4.0, business intelligence, sono solo alcune delle aree governate dai nostri 4 centri di competenza di Milano, Roma, Pistoia e Pomezia. Vi riporto qui alcuni dei nostri clienti più rappresentativi. Ora, se siete d'accordo, passerei più in dettaglio su quello che è l'obiettivo di oggi.
Ovvero, quanto costa e quanto può offrire un approccio tradizionale DevSecOps paragonato alla Powerful di RHCS? La progettazione, l'implementazione e la manutenibilità di una pipeline in ambito DevSecOps può essere molto costosa, sia in termini di tempo che di risorse. Quello che vediamo oggi nel lab è un progetto con dei requisiti cliente molto specifici, in ambito di sicurezza, alerting, continuous integration e delivery, controllo della qualità del codice e politiche di rete performanti. Per far ciò abbiamo investito molto in progettazione, integrazione con software di terze parti e con sistemi di testing appositamente sviluppati. Requisiti che RHCS avrebbe rispettato. Con un solo prodotto saremmo stati conformi alla maggior parte degli standard di settore. Avremmo avuto una valutazione interna dei rischi per la sicurezza e gestito le politiche di rete e le vulnerabilità direttamente all'interno del nostro cluster. Saremmo stati in grado di valutare la salute dei nostri componenti senza dover creare degli strumenti ad hoc, potendo usufruire di un sistema di ricerca centralizzato e di metodologie integrate per il backup e la notifica degli errori. Scansionando il nostro ambiente con RHCS possiamo valutare la conformità a molti standard di settore, proprio come diceva Eleonora. Ad esempio il CIS Benchmark, il Centro per la Sicurezza per Internet, per Docker e Kubernetes, l'IPA, che è la legge sulla portabilità e la responsabilità dell'assicurazione sanitaria, le pubblicazioni speciali NIST dell'Istituto Nazionale di Standard e Tecnologia e il PCI DSS, standard di sicurezza dei dati del settore delle carte di pagamento. È possibile visualizzare tutte queste informazioni attraverso delle dashboard di conformità per avere una vista dettagliata e categorizzata di tutti i componenti. RHCS valuta i rischi all'interno del nostro ambiente, classificando tutte le applicazioni in esecuzione in base al rischio per la sicurezza. È possibile creare politiche personalizzate e filtrare in base a criteri impostati. Vengono fornite schede di indicatori del rischio, sezioni panoramiche e cronologie eventi. È possibile aggiungere tag di processo oppure impostare baseline per tutta quanta l'infrastruttura. RHCS fornisce un set di policy di base, out of the box, per il nostro ambiente, ma è sempre garantita la personalizzazione. Nel monitoraggio sono incluse le attività anomale, i privilegi, le best practice e le vulnerabilità. Andando a definire categorie di criteri e politiche da applicare ai nostri ambienti, è possibile filtrare all'interno delle dashboard per avere una panoramica più completa dell'infrastruttura. Inoltre, ci sono moltissimi attributi che possono essere configurati per il controllo, come i namespace, le immagini, variabilità ambiente, protocolli, porte e molti altri. Nel nostro progetto, quello che vedremo tra poco, le policy di rete all'interno di Kubernetes sono una specifica che definisce come i pod all'interno del cluster possono comunicare tra di loro e con l'esterno. Queste sono definite attraverso l'utilizzo dei file YAML con i quali è difficile verificare immediatamente quanto applicato, proprio perché sono file di definizione. RHCS semplifica questa gestione attraverso tre componenti. Il Network Graph, che fornisce visibilità e controllo su tutte quante le connessioni e percorsi di comunicazione attivi. Il Network Policy Simulator, che verifica eventuali effetti collaterali nell'applicazione di nuove politiche. E il Network Policy Generator, che attraverso l'analisi del traffico in ingresso su ciascun componente nel cluster fornisce delle informazioni che possono essere utilizzate per applicare policy specifiche. La gestione delle vulnerabilità all'interno dei nostri ambienti è un passaggio fondamentale, in quanto ci permette di bloccare gli accessi e le azioni non utilizzate. Nel nostro progetto ci siamo affidati a un componente che è il Dependent Body di GitHub per la segnalazione delle CVE. Linting e scanning del codice sono stati delegati a componenti esterne. RHCS mette in campo una serie di strumenti con i quali è possibile identificare una vulnerabilità, classificarla e segnalarla, associandole una priorità per correggerla e mitigarla velocemente. Ci vengono fornite inoltre delle top list, tra cui le politiche violate più frequentemente e i componenti più a rischio. Una dashboard di dettaglio contenente tutte quante le informazioni relative al nostro sistema e la scheda Dockerfile, che è molto importante perché per ciascuna immagine che utilizziamo all'interno del nostro cloud ci vengono forniti per ciascun layer tutte quante le componenti e le CVE assegnate. Quando siamo di fronte a delle violazioni è importante approfondire la causa effettiva e intraprendere velocemente azioni correttive. Le policy integrate di RHCS vanno a monitorare i comportamenti e
tutti quanti i sistemi che sono deployati all'interno di RHCS per poter intraprendere azioni correttive velocemente. RHCS in ogni caso segnalerà quanto accaduto. È possibile analizzare tutte le violazioni all'interno di apposite viste, applicare filtri, visualizzare maggiori dettagli, ordinare le violazioni, aggiungere commenti e tag da poter condividere con altri gruppi e revisionare le policy che sono oggetto di violazione. Oltretutto ci mette a disposizione un sistema di ricerca e filtraggio centralizzato che è in grado di trovare istantaneamente tutte le risorse per poterle analizzare. La query di ricerca è composta da due parametri, l'attributo che identifica il tipo di risorsa da cercare e il termine di ricerca che trova la risorsa corrispondente. Il sistema di ricerca è dotato di autocompletamento ed è possibile estenderlo globalmente a tutte le risorse di RHCS. Parallelamente, sul progetto che vedremo tra poco, abbiamo adottato un mix di soluzioni dovendo gestire più componenti separatamente. RHCS può essere integrato con diversi provider SSO che rispettino SAN 2.0 o Auth 2.0 o con provider di identità o IDC. È integrabile con Okta Identity Cloud o Google Workspace. Il controllo degli accessi è basato su RBAC. Ci sono inoltre dei ruoli di sistema predefiniti, come l'amministratore, l'analista o il continuous integration, ed è possibile creare ruoli personalizzati o gruppi. Se si utilizza la certificazione aziendale CA, un'altra modalità di accesso è tramite l'autenticazione con PKI. RHCS fornisce una dashboard nella quale è possibile visualizzare le informazioni relative allo stato del cluster e ai componenti al suo interno. A ciascun componente viene assegnato un attributo qualitativo che ne definisce lo stato, ovvero se è sano, degradato, non sano o non inizializzato. Oltre a monitorare quello che è distribuito, RHCS monitora anche se stesso. Vengono fornite infatti metriche sullo stato dei servizi, sui sensori, gli eventuali rischi di vulnerabilità e la qualità dell'integrazione con i servizi esterni. Possiamo integrarlo con piattaforme software per la segnalazione degli errori, delle vulnerabilità rilevate e delle policy violate, ma soprattutto per la gestione del backup. Si possono inviare allarmi con Slack, Custom Webhook, PagerDuty, Syslog, Jira o semplicemente email. Oppure è possibile eseguire backup su Google Cloud Storage o Bucket S3 di Amazon. RHCS si pone con facilità e successo all'interno dei processi di continuous integration e delivery. Grazie molte per l'attenzione, mi sposterei ora sulla parte pratica per approfondire il prodotto più dall'interno, quindi dal lab. Se mi date un secondo, preparo velocemente l'ambiente. Allora, ci siamo. Spero che si veda correttamente. Bene, quello che vedete attualmente deployato è un POC del progetto di cui vi parlavo prima e che convenzionalmente oggi chiameremo RHCS Lab per facilitarvi gli esempi. Cosa abbiamo dovuto fare senza RHCS per creare qualcosa che fosse concettualmente simile ma che poi concretamente si distacca molto dalle potenzialità che ha RHCS? Abbiamo deciso di affidare il codice sorgente delle nostre applicazioni a GitHub e l'abbiamo fatto perché ci permetteva di integrare tutti quanti i sistemi di controllo, linting, scanning del codice con le pipeline. Oltretutto, come dicevo prima, GitHub fornisce un componente molto importante, che è il dependent bot, che va a segnalare le CVE e le violazioni all'interno dei sorgenti applicativi. Abbiamo poi integrato tutta la parte di testing e controllo della sicurezza per le immagini prima di poterle rilasciare in fase di sviluppo e poi produzione. Tutta la parte deploy è gestita su Google Cloud Platform, dove abbiamo applicato politiche di rete e di sicurezza molto stringenti che fossero conformi alle normative e che rispettassero i requisiti cliente. Creata la struttura, siamo andati a implementare dei custom script per la lettura dei dati in merito alla qualità del servizio offerto e soprattutto allo stato dei componenti. Questi dati poi sono stati riportati e graficati attraverso l'utilizzo di uno strumento che fa monitoraggio applicativo e infrastrutturale. Creato tutto l'ecosistema, abbiamo integrato con email e Slack per la notificazione degli errori in tutte quante le varie fasi. Come potete ben capire, c'è un bel lavoro alle spalle, è un lavoro che facciamo tutt'oggi per mantenere il tutto in maniera efficiente e funzionale.
come l'avremmo potuto fare con RHCS. E ora ve lo mostro facendovi anche una panoramica sul prodotto. Questa che vedete è la dashboard principale, la pagina principale di RHCS, dove c'è un riassunto di tutti quanti i componenti all'interno del nostro cluster. Vediamo per esempio il numero di cluster, appunto, nodi, violazioni, deployment, immagini e secret, divise per criticità tutte quante le violazioni all'interno del sistema. Le stesse graficate nella dashboard qui in basso a sinistra. Una lista con i deployment maggiormente a rischio e un grafico diviso per criticità nel tempo di tutte quante le violazioni attive. Oltretutto ci viene fornita un'informativa in merito a quanto il nostro ambiente è conforme alle seguenti normative. Ci vengono oltretutto mostrate ulteriori dashboard, come quelle che vedete qui in basso, che sono lo specchio delle politiche che vengono applicate all'interno del sistema o che abbiamo applicato noi in termini di DevSecOps best practice, eventi Kubernetes, gestione dei pacchetti, privilegi e tutto quanto quello che riguarda la sicurezza. Vi porto nella sezione di conformità, dove vediamo ora tutte quante queste dashboard che fanno un controllo su tutto il nostro sistema. Semplicemente cliccando su Scan Environment in pochi secondi è possibile verificare tutto lo stato di conformità e è possibile chiaramente esportare sempre tutti quanti i dati che vediamo. Questo vi dà il vantaggio di non dover essere sempre sul pezzo a verificare se c'è qualche nuovo aggiornamento nelle normative e se siamo conformi, perché avete tutta quanta la panoramica da qui dentro. Andando a esplodere la lista SP800-190, che è la normativa che si occupa della definizione delle applicazioni containerizzate, quindi della sicurezza per questo tipo di applicazioni, vedete i controlli che vengono eseguiti da RHCS in categoria, cioè ciascun paragrafo della normativa, quindi il controllo che viene effettuato, e la percentuale di conformità che viene riscontrata nel sistema. Andando ad esploderne una, vi viene dato il dettaglio dello standard e successivamente il controllo che esegue RHCS per verificarne effettivamente la percentuale di conformità nel cluster. Questo ci è utile perché poi possiamo andare a mitigare eventuali problematiche che RHCS trova. Nella sezione Network Graph vediamo all'interno del nostro namespace RHCS Lab tutti quanti i flussi. Per esempio, cliccando sul nostro namespace e ci vengono forniti tutti quanti i deployment al suo interno, aprendone uno possiamo notare tutti quanti i flussi che vengono rilevati. In questo caso RHCS ha trovato 4 flussi anomali, vi dà informazioni in merito alle entità, il traffico, il tipo di deploy, il namespace di riferimento verso il flusso di uscita, porte e protocolli. Un altro componente importante è il Network Policy Simulator, dove possiamo andare a simulare delle politiche nuove, ovvero se vogliamo applicare una modifica a livello di rete, però non vogliamo farlo effettivamente, vogliamo vedere come si comporta, lo possiamo fare con questo strumento, facendo drag and drop del file YAML custom che abbiamo creato direttamente in questa sezione, oppure possiamo utilizzare la feature del Generate Network Policy, dove è possibile andare a creare una policy che viene controllata e generata in un time frame, che è quello specificato qui in alto a destra. Quindi il Network Policy Generator analizza il traffico in ingresso in un time frame e genera una policy che possiamo andare ad applicare. Un'altra componente importante è quella delle UART YAML, dove possiamo andare a vedere tutte quante le Network Policy che sono attualmente all'interno del nostro sistema. Una sezione che mi sta veramente a cuore è quella delle violazioni, perché abbiamo un esploso visivo di tutto quello che succede all'interno del nostro ambiente. Se andiamo per esempio a filtrare per namespace RHCS Lab, che è il nostro, vedete come chiaramente i risultati si diminuiscono, si restringono semplicemente a ciò che è stato specificato nel campo di ricerca. Filtrando ancora per deployment Python Service, per esempio, vedete le criticità che sono state rilevate in merito a quel deployment. Se vogliamo andare ad analizzare per esempio la prima, no resource request or limit specified, ci viene dato immediatamente un feedback
sul tipo di violazione, ovvero le risorse limit request per CPU e memory non sono state specificate. Vi vengono date ulteriori info in merito al deployment e alla policy violata, con la severity, la categoria, i tipi e molte altre informazioni. Se volessimo andare a mitigare questa policy rapidamente, dovremmo fare una cosa molto semplice, ovvero aggiornare tutto il nostro sorgente su GitHub, quindi fare una pull request, aspettare chiaramente tutto il tempo di controllo delle pipeline, per poi attendere gli aggiornamenti da parte di Argo CD sul sistema. Se la policy viene violata, la pull request fallisce, altrimenti se la policy non viene violata, viene applicato chiaramente l'aggiornamento. Ve l'ho solo raccontato, non ve lo faccio vedere, solo per questioni relative al tempo. Quindi vado ad applicare la modifica in modo tale che, come vedete, questo era il template che ho utilizzato e non c'è specificato da nessuna parte il dettaglio in merito alle risorse. Se aggiorniamo, ho chiaramente eseguito una commit per applicare la patch. Ho impostato come CPU e limit questi valori. Ricordate questo CPU 150 che sarà molto importante tra poco. Su OpenShift il nuovo pod è stato aggiornato e all'interno di RHCS, scusate, c'è stato un problemino. Di autorizzazione. Un solo secondo, purtroppo sono inconvenienti del caso. Ok, ci dovremmo essere. Purtroppo anche le sessioni a volte scadono e chi lavora con il cloud penso lo sappia bene. Bene, è arrivato l'aggiornamento, tutto ok. Come potete vedere, real time il pod è stato aggiornato e la policy è stata eliminata. Ok? Questo è un approccio veramente fantastico in tema di interoperabilità. Cioè, pensate veramente a come lo potete estendere portando questo a tutti quanti i gruppi che deployano oggetti all'interno del vostro ambiente. Ma se volete fare veramente il pelo alle vostre applicazioni, vi porto in questa sezione perché nella dashboard delle immagini che vi faccio vedere adesso, qui vedete tutte quante le immagini che avete all'interno del sistema. Se filtriamo per deployment Python Service, che è lo stesso che abbiamo visto prima, ci viene fornito il dettaglio in merito all'immagine che è stata utilizzata per quel deployment. Se l'apriamo, ci vengono date moltissime informazioni. La scheda Dockerfile è quella che mi interessa maggiormente, in quanto, come potete vedere, viene fornito per ogni layer tutti quanti i componenti al suo interno e le eventuali CVE che sono assegnate, in modo tale che possiamo andare a vedere proprio nel dettaglio cosa crea e cosa viola il nostro sistema. Ho lasciato la parte più divertente alla fine, proprio perché mettiamo un po' le mani in pasta nel prodotto. Prima di farvela vedere, vi voglio fare un esploso di quanti sistemi possono essere integrati con RHCS. Io in questo caso ho integrato Slack per due motivi, perché è un prodotto che già utilizziamo e soprattutto perché si integra veramente con facilità. Però pensate quanto potrebbe essere utile RHCS che trova una violazione e apre un ticket, per esempio, su Jira, in modo tale che può essere verificato e controllato immediatamente. Ma andiamo in dettaglio. Come avete visto prima, il deploy che abbiamo utilizzato per l'esempio aveva un grosso problema, ovvero non erano specificate le resource limit per la CPU e per la memoria. Andiamo a creare una policy che non permetta più a nessuno di creare o deployare oggetti senza quei limiti, senza quei limit. Allora, io mi sono portato avanti, quindi ho già un po' di dettagli in più. Diamo un nome alla policy, in questo caso deploy with a limit on CPU. Applichiamo il notifier. Il notifier è lo strumento che poi andrà a notificare l'eventuale avvenuta violazione, in questo caso RHCS Lab con Slack. Come severity lasciamo low.
Categoria, aggiungiamo il DevSecOps Best Practice perché conferirete con me che è proprio la categoria adatta e possiamo andare a aggiungere una descrizione, un razionale e una guida risolutiva per il problema quando verrà segnalato. Qualcuno anni fa avrebbe detto che Dio salvi la regina, oggi noi chiediamo per favore salvate le CPU, non sprecatele, che ci occorrono. Può essere fornito un razionale, in questo caso un razionale potrebbe essere semplicemente che applicare questi dettagli nei deployment veramente va a risparmiare notevolmente la gestione delle risorse all'interno del cluster e possiamo fornire una linea guida per la risoluzione del problema. In questo caso ho messo il link alla documentazione in modo tale che chi riceverà la notifica sarà in grado di analizzare il problema in maniera autonoma. Andiamo avanti e applichiamo il controllo al lifecycle stage di deploy. Ancora avanti. Questa è la pagina dove possiamo applicare proprio il criterio di controllo. Quindi nel container configuration, in CPU container limit, drag and drop, andiamo a selezionare l'opzione is greater than or equal to. Quindi non vogliamo che chi crei un deploy lo possa fare inserendo un CPU limit maggiore di 100 millicore. Ok? Andiamo avanti. Restringiamo il controllo solo all'OCP Lab e al nostro cluster. Avanti. Come potete vedere, questa è la preview della policy che andremo tra poco ad applicare e RHS ha trovato già tutti quanti i deploy che sono soggetti all'errore, quindi alla violazione. Salvando, vi faccio vedere real time quello che succede. La policy è stata applicata e su Slack ho ricevuto queste notifiche, 5 nuovi messaggi come 5 erano i deploy in violazione. Il messaggio in oggetto è composto in questo modo, c'è un alert ID con un alert URL direttamente alla violazione, la violazione, quindi cosa ha violato, e la policy definition, quindi tutto quanto quello che noi abbiamo definito in fase di creazione della policy, compreso il link per poter poi andare a sistemare il problema leggendo la documentazione. Il policy criteria violato e le informazioni in merito al deployment. Bene. Concludo dicendovi che dalla mia esperienza ho capito che questo prodotto, oltre alle innumerevoli modalità con cui possiamo utilizzarlo e integrarlo, porta a una cosa molto importante, che è la cultura della sicurezza. Chi sviluppa, chi deploya, chi comunque agisce in ambiente cloud e si trova a dover integrare sostanzialmente quello che fa con questo prodotto, capisce una cosa che è molto importante, che è utile anche per poi le successive fasi di vita dell'applicazione, gestire correttamente la progettazione, ovvero scegliere delle immagini che non siano soggette a vulnerabilità, verificare quali componenti ci sono nelle immagini, quale package scegliere, quale politiche migliori applicare. Questo crea e migliora tantissimo quella che è l'interoperabilità tra i gruppi che operano all'interno del cloud, andando a risolvere molti dei problemi che invece troviamo normalmente nelle fasi successive, quindi di test e di rilascio. Bene, intanto vi ringrazio e concludo dicendovi che chi lavora in ambito DevSecOps è questo quello che cerca. E per mettere davvero al sicuro il vostro cloud, questo è lo strumento giusto che fa per noi. E soprattutto ci troverete a noi di Partech sempre al vostro fianco. Ok, grazie Gabriele. Se dovessi sintetizzare in mezza frase tutto quello che hai detto, con ACS si possono fare tante belle cose, Già. però adesso con più serietà ci sono due concetti sui quali magari approfondiamo mentre facciamo partire poi il prossimo poll. Quindi tienili per te un attimo, che sono personalizzazione e visibilità. Io faccio partire il prossimo poll in cui vi chiediamo, vi abbiamo presentato ACS in maniera non dico esaustiva, ma comunque abbastanza stimolante. E a questo punto vi chiediamo un parere sulla possibile implementazione nella vostra azienda, cioè se sia una cosa che vedete come semplice, se lo vedete come complesso o addirittura eccessivo per le necessità aziendali, anche se quella voce eccessivo probabilmente
non dico inopportuna, anche perché è il poll che abbiamo scelto noi, ma forse non è allineata a quella che è lo scenario della sicurezza oggigiorno. Però, mentre vi chiediamo di votare, Gabriele, io avevo notato proprio questi due concetti, visibilità e personalizzazione, perché il fatto che una piattaforma faccia tante cose non vuol dire che le devi fare tutte, però vuol dire che puoi fare quelle che sono più utili per te. Tu cosa ne pensi per ACS? Beh, sicuramente, è molto molto flessibile, ci dà veramente la possibilità di arrivare alle esigenze di tutti quanti, perché poi nelle fasi di DevSec, DevSecOps in generale, è molto complesso dover, lasciatemi dire, accontentare le necessità di tutti quanti. E questo è uno standard, come dicevo, è cultura, è cultura. La personalizzazione c'è sempre, però chiaramente cultura è cultura. E è veramente un passo importante nell'ambito, della sicurezza. Che in questo sono limitate e quindi diciamo già qui ci apre un ventaglio maggiore per poter fare delle scelte e poi la personalizzazione anche nel poter creare le policy dedicate, nel poterle esportare, importare, passare agli altri team, quindi sicuramente sì, sicuramente il livello di personalizzazione è interessante. Sì, se mi sentite? Sì. Ok, perfetto. E, sicuramente è necessario sin da subito, lavorando insieme a tanti team, creare delle policy adeguate. Tante volte quello che succede spesso è che qualcuno trova che la problematica che viene rilevata da RHCS magari non è proprio una violazione, perché sono state messe in campo delle politiche che vanno a mitigare o a contenere quella problematica, perché purtroppo per necessità, ad esempio, del cliente, deve essere fatto decisamente in quel modo. E il gran vantaggio di utilizzare RHCS, quindi applicando per esempio delle custom policy, è quello di poter prendere quello che c'è di out of the box e poi di applicarlo concretamente alle nostre realtà, accettando per esempio i rischi di alcune politiche o semplicemente andando poi ad intervenire in maniera più precisa su tutti quanti i vari componenti all'interno del nostro ambiente. Bene, nel frattempo la votazione si è stabilizzata, io vedo dei risultati che sono abbastanza prevedibili, nel senso che mi conforta quello 0% che dice eccessivo per le nostre necessità, perché vuol dire che le necessità sono quelle corrette, non mi stupiscono A e B, nel senso che anzi quasi 30% che dice sostanzialmente semplice, secondo me è positivo. Gabriele, tu come giudichi questi risultati? Gabriele non ci ha colto, mi sa. Eleonora, partiamo da te. Certo, e beh, sicuramente quello che posso dire rispetto alla complessità è che sia lato Red Hat che attraverso i nostri partner c'è tutto il supporto necessario e lo offriamo in termini di supporto proprio di consulenza, di training, e vi supportiamo appunto, nei corsi e nel portare quindi anche internamente le competenze. Sì, diciamo che sembrano molte cose, quelle coinvolte in ACS, però poi una volta impostato sicuramente i vantaggi vanno ben oltre quella che è la complessità. Ecco. Ok, se ci sente Gabriele, ci senti Gabriele?
Gabriele è molto concentrato, quindi non ci sente. Adesso. Leggermente a tratti. Ok, allora ti volevo chiedere un parere sul nostro poll. Se il 43% di persone dicono che è complesso per le loro competenze, c'è spazio per dare consulenza, direi. Sì, decisamente. Infatti, noi guidiamo nella gestione, ma anche semplicemente nella formazione del prodotto, perché poi nessuno nasce bravo nel fare qualche cosa. Tutti quanti possono diventare o diventare bravi facendolo nel tempo. E quindi noi di Vartec vi offriamo veramente il massimo del supporto in tutte quante le fasi, in modo tale che non siate solamente bravi, ma possiate diventare bravissimi. A questo punto noi abbiamo ricevuto diverse domande alle quali sarebbe utile rispondere. Partirei da una che però è molto, per così dire, generica. Ma abbiamo parlato di ACS, ma OpenShift non dovrebbe essere già sicuro abbastanza di suo. Eleonora, tu cosa ne pensi? Domanda molto interessante, osservazione corretta, effettivamente. E allora, già di per sé, appunto, OpenShift è creato, diciamo, come si dice, hardened by design, quindi già è pensato per essere compliant e per fornire un livello di sicurezza di default, soprattutto però lato infrastrutturale, diciamo, che poi sta al cliente andare a diciamo, customizzare utilizzando le componenti native di Kubernetes la protezione e la sicurezza lato workload applicativi. Quindi diciamo che ACS va a completare anche questo aspetto fornendo una soluzione più completa, direi a 360 gradi, sia lato infrastruttura che lato applicativo per la sicurezza. Quindi colma questo gap, diciamo. Super, sì. E premesso questo, allora che cos'è che differenzia ACS rispetto ad altre soluzioni che potrebbero affrontare lo stesso problema? Sicuramente diciamo, il fatto che ACS è basato su Kubernetes è creato proprio dal basso, sfruttando quella che è l'infrastruttura, anche la definizione dichiarativa propria di Kubernetes. E quindi laddove magari altre soluzioni possono appoggiarsi, per esempio componenti proprietarie per quella che è, prendiamo come esempio la network segmentation, ACS va a sfruttare le capacità delle network policy proprie, diciamo native di Kubernetes, per andare ad applicare la network segmentation in maniera automatica e anche su larga scala. Quindi in questo senso la sicurezza viene messa proprio al servizio del lavoro del team degli sviluppatori e dell'operation e sicuramente non contro. C'erano invece due domande che volevo passare a Gabriele. Una è il tema dei falsi positivi, no? Premesso che nella sicurezza è meglio un falso positivo che un falso negativo, come ACS gestisce o quanto è il rischio di avere dei falsi positivi? Allora, sì, ottima domanda. E intanto volevo scusarmi che non sono proattivo, ma ho l'audio che arriva un po' a tratti. Falsi positivi. Abbiamo la possibilità, come dicevo prima, di gestirli. C'è proprio una sezione in RHCS dove possiamo andare a definire l'accettazione che ci può essere verso un determinato rischio o una violazione che viene individuata. E quindi è possibile chiaramente andare poi a personalizzare alcune specificità che possono esserci all'interno dell'ambiente. L'analisi del falso positivo chiaramente non è tanto compito del prodotto quanto più effettivamente di chi lo utilizza. Mi spiego meglio. RHCS fornisce una panoramica completa di tutto quanto l'ambiente, quindi si occupa proprio di verificare le violazioni che ci sono all'interno del nostro cluster. Poi chiaramente chi sviluppa o chi deploya sa che può esserci una problematica e quindi poi lì c'è un'accettazione del rischio e possiamo andare a definire che quel tema, quella determinata problematica è un falso positivo e quindi RHCS in quel caso non la prenderà in considerazione.
L'altra domanda che ti volevo passare si parla molto di automazione. ACS è in grado di reagire automaticamente a determinate violazioni? Perdonami, non ho sentito bene la domanda. Ok, in caso ACS rilevi delle violazioni delle condizioni di Sì. insicurezza, è in grado di intervenire automaticamente in qualche modo o ci dà solo delle segnalazioni? Ok, allora sì, c'è un'apposita sezione che si chiama MyTrackTrack dove possiamo andare a definire degli eventi che devono scatenarsi quando se ne verificano altri. Quindi banalmente una politica viene violata, quando quella politica viene violata faccio qualcosa. Possiamo andare a definire quel qualcosa in tantissimi modi perché c'è veramente una sezione molto ampia delle attività che si possono intraprendere. Ad esempio si può bloccare il deploy applicativo. Ok, siamo passati velocemente nella parte di reportistica. C'è comunque tutta una parte di reportistica ampia in ACS, ci chiedono. Assolutamente, è possibile chiaramente configurare dei sistemi di notifica, banalmente mail, quindi assegnare delle mailing list a cui inviare i report. Si può scegliere cosa far visualizzare all'interno del report, generalmente violazioni, criticità divise all'interno dei vari namespace e si può chiaramente gestire anche la cadenza, quindi quando inviarli e chi inviarli, come dicevo prima. L'ultima domanda che volevo gestire oggi, poi se ce ne sono altre potete contattare direttamente sia Redate sia Partec ovviamente. In realtà tu l'avevi fatto un po' vedere Leonora all'inizio della presentazione, ma collocare ACS bene in tutta la galassia OpenShift, come lo vediamo? Come abbiamo visto un po' forse rapidamente nello stack di OpenShift, ACS appunto può essere sfruttato come parte dell'offerta dell'OpenShift Platform Plus, dove non arriva soltanto ACS, ma anche la parte di gestione multicluster e il Global Registry per avere un ambiente completamente integrato, oltre anche la soluzione dell'OpenShift Data Foundation per la gestione della replicabilità dei dati e lo storage, diciamo. Però appunto, ancora una volta, come dicevo, è disponibile anche come soluzione standalone, quindi lo potete integrare benissimo con un servizio managed di tutti, diciamo, i principali cloud provider e si integra benissimo, quindi avendo un cluster Kubernetes, poi ACS lo si può piazzare ovunque. Ok, magari collegata a questa domanda, ce ne abbiamo ricevuta una un po' più specifica. Se nel cluster ho installato la Service Mesh, come cambia, se cambia, il comportamento di ACS? E anche in questo caso la Service Mesh fa parte appunto degli strumenti aggiuntivi a supporto della parte infrastrutturale di OpenShift, quindi in quello che è l'OpenShift Container Platform, e anche in questo caso si integra perfettamente, si appoggia. Bene, visto che miracolosamente siamo riusciti a sforare di poco, di solito non accade, io ringrazio chi ha voluto seguirci per questa oretta dedicata alla sicurezza degli ambienti cloud nativi, ringrazio Gabriele che è da remoto, ringrazio Eleonora che è qui con me e vi do appuntamento a uno dei nostri prossimi webinar. Grazie.